Amici, mi sto facendo i cazzi miei su Animal Crossing, o meglio, stavo cominciando a raccogliere cose per soldi, eccetera. Trovo un pesce nuovo. Salmerino alpino! Va bene. Stavo prendendo... Sì, mi ha mandato anche l'altascia. Tipo insetti o cose del genere per... per guadagnare. È il momento del bagno termale. È assolutamente il momento del bagno termale. Va piazzato non so bene dove, ma è il momento del bagno termale. Quindi abbiamo anche il banco da lavoro. Ora devo rifarmi entrambe le asce. Quindi devo farmi. Ah! Però ci vediamo per piazzare il bagno termale. Amici, va sdraiatissimo, col microfono a fanculo dall'alto. Ho piazzato qui la sfuggente termale dopo aver bellamente, tra l'altro mi hanno anche disintegrato le mosche, sì, le mosche, le vespe, dopo aver mandato a fanculo due alberi, perché non ci sta, ho piazzato qui la sorgente termale. E non mi dispiace, anche di Ghost of Tsushima. Mi si è incasinata la ruota ricreando le cose, non so bene perché. Peschiamo. Ho un po' l'inventario pieno di doppioni, creature, roba del genere. Ho già dato a Blattero il nostro. Il pesce che ho fatto vedere nell'intro. E ora devo piazzare l'angolo uccelli. L'angolo uccelli che metterei distante dal bagno termale è questo. Non ho ancora messi, li sto mettendo adesso in video. Bisogna tagliare un po' d'alberi, magari li si pianta da un'altra parte. Però volevo mettere proprio qui, nel bordo, non so parlare. Cosa cazzo sto facendo? Sia il... La casetta per gli uccelli che ho preso. Ok. Così. Va bene. La spingiamo un pochino più in fondo. Forse l'ho piazzata tipo in un brutto punto. Non saprei. Ok. E qua la vaschetta per gli uccelli. Che è comunque molto carina, secondo me. È molto molto carina. Ora la mettiamo più in qua. E questa è la zona uccelli. Con questi fiori che spariranno da qui. Ok. A me non dispiace la zona uccelli. Non saprei bene in realtà cos'altro fare adesso. Non ho grandi decorazioni. Tra l'altro piazziamo i fiori, ne mettiamo un paio qui e un paio qua. Va bene. Non ho granché altro da mettere. Mi piace lì la cosa. Adesso vorrei creare delle rampe. Quanto di denaro? 8.900. Però direi di fare un'altra cosa prima. Mettiamo un'altra casa. Piazziamone un'altra. Non so bene dove, anche lì secondo me a fianco alla cascata. Sì, la metteremo proprio lì. Così aumentiamo la crescita demografica. E poi non ho chissà quante altre cose da fare in realtà, oggi almeno. Perché a parte continuare a pescare, eccetera, il parco probabilmente lo devo studiare meglio. Ti prego, arrivi.
Fammi superare i 10.000. Ok. Bella. Ok. Vabbè, non manca tantissimo per il ponte. Mancano sui 30.000. Poi... è perché devo mettere ancora un bel paio di rampe. Cioè, posti per case, eccetera, ne abbiamo ancora tanti, secondo me. Qui io volevo una panchina. Non ho uno schema, non ho niente. Ok. Qui... stanno tutti prendendo il tè. Ah, perché alle 5? E certo, perché alle 5 è l'ora del tè, è ovvio. Non fa una piega, non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Oh Gesù. Ok. Vediamo se qui mi dai delle panchine. Non mi ricordo. Anche il catalogo Nuke. Anche se me le dai qua con gli schemi, poi li fabbrico. No. No. No, queste sono terribili. Questa è secondo me davanti. Però sai che nella zona uccelli, secondo me non ci stanno così male. Nella zona uccelli non sono così male. Poi vorrei anche una piscina da una parte. E insomma. Poi metterei anche altri distributori, probabilmente, nell'isola. E nulla. Non ho messo granché, però vediamo se... aspetta. Quanti ne ho? 11.000. Dai, altro terreno. Ho deciso. Altro terreno. Altra casa. Infrastrutture. Vendiamo un terreno. Sì, vai. Buono. Chiediamogli anche un cosa dovevi fare. Ma mi risponde sempre la stessa cosa. Qui gemmoglio, io lo riprendo. Allora, uno è andato via, non aveva più voglia di prendere il tè. Gemmoglio, pianta. Ok, avevamo detto qua. Proprio vicino alla cascata. C'è lo spazio? Un pelo più in qua. Letteralmente qui, secondo me. Un pelo più indietro? Ok. Così. Sì. Secondo me qua sì. Non perdo i due alberi, anche se quell'albero davanti lo toglieremo. Ottimo.
Poi lo togliamo adesso. Quello per ora non reca nessun disturbo. E andrei a donare le miglia che possiedo, le poche miglia che possiedo, al nostro amico, così, a Gironio, così mi dice anche quante ne mancano. Ne 25.000, che non sono tantissime. Ok. E ora niente, ora continuo la caccia a loro. Non c'è neanche altro da fare adesso. Perché, aspetta, prima di tutto prendiamo la mantide. Vediamo un attimo. Qualche idea, cosa posso fare? Complimenti d'arredo. E che ne ho di copertoni tra l'altro. No, non mi piacciono. Allora. Adesso come dei cespugli, no? Letto singolo di legno, io ho ancora la band. Molto vita. Ma io non so dove trovare il bambù, tra l'altro. Però. Soprammobili e utensili, no? Da muro, no? Serve l'oro. Con l'ocarina cazzo ci faccio? Non lo so. Per me è un mistero. Per ora non c'è granché per le cose da fuori. Questo è l'unico che mi ispirerebbe. Boh, potremmo anche andare a farlo, onestamente. Andiamo. E con andiamo intendo vado, ma nel frattempo parlo un po' con gli abitanti. Se dicono qualcosa vi avviso. Che cazzo è sta cosa? Stavo giocando ed è uscito questo. Che cazzo? Porca puttana. Ok, fico. Allora, amici, cosa stavo facendo? Niente in realtà, cioè stavo girando, prendendo pesci, farfalle, eccetera, per pagare il ponte. Così concludiamo il ponte e attiviamo la costruzione di una rampa. Non vedo. Non vedo, non vedevo. Dicevo, e attiviamo così la costruzione di una rampa. Per il nostro parco giochi dobbiamo comprare qualche cosa in più. Lì tra l'altro ho messo un germoglio. Qui metterò una panchina e andiamo. Proseguiamo. Alcune cose forse le ho già dette, non lo so, perché questo video è girato nel corso di un pomeriggio. Quindi mi scordo di quello che dico. Ok, vai. Catalogo Nuke. Vediamo, posso comprare un Nintendo Switch? Ah, ok, sono lì. KK Groove, va bene. Vediamo, io queste cose volevo. Sono bellissime. Il Twomp. Sai che quasi quasi era tutto di Mario. Allora.
Il muro dei funghi secondo me è da comprare. Però richiedono stelline, cazzo, richiede 6 miglia sarebbe stato meglio. Non hanno panchine, no. Non hanno panchine. Quindi io l'asta della bandiera, tra l'altro, la volevo piazzare vicino alla bandiera effettiva del centro servizi. Vediamo. Perché qui c'è questa. Che io compro. Che io adesso compro e domani mi arriva, se non sbaglio, esatto. Vediamo un altro articolo. Mia sorella mi ha consigliato di comprare anche questo per il palco giochi e potrebbe aver ragione lei. E poi basta. Quindi per adesso basta. Curiosità. Ho messo il bagno termale, ho messo due tre minchiate, un'altra casa. Sarà cambiato il giudizio generale dell'isola, cioè la valutazione. Secondo me siamo però sempre una stella. Esatto. Credo che ci vogliano più case che decorazioni e altro. Ok. Va bene. Sì, promettendo un'altra cosa, sono andato a parlare con anche altri abitanti, però diciamo che in queste condizioni, quindi quella. Oh. Fiori. Va bene. Ok. Ma cioè, iniziando il gioco mi avevano proprio detto che non serviva sempre annaffiare i fiori. Però va bene. Devo aspettare che arrivino i vari oggetti, dato che non ho granché da fabbricare o altro. Però appena finiamo il ponte, in realtà, prima di cominciare con la rampa, potrei prendere tutti lì. Tra l'altro ho un nuovo schema. L'avevo trovato in spiaggia. Esatto, ho il pavimento cantina. Non so bene come sia. Dobbiamo dare assolutamente il pesce remo a Blatero. Comunque. Volevo comprare il resto degli schemi fai da te da Cipe Ciopli, come cazzo si chiamano, Mirko e Marco. Dai, fatti pescare. No? Ok, tanto ora ti giri da questa parte. Vediamo se ho capito bene. Eccolo. Dio santo! Tua madre è proprio una puttana, eh. Incollati, pezzo di merda. Comunque, no, adesso devo. Cioè, non c'è veramente granché altro da fare, quindi penso che cioè, finirò la registrazione di questo video semplicemente girando. Come sto parlando? Semplicemente magari girando un po' e prendendo. Arrivando alla cifra per pagare il ponte. Questo è nuovo anche. No, leone zebrato. Perché non me lo ricordo nel museo? Ho suonato il clacson con una violenza inimmaginabile. Ok. E dai. Su.
Ne ho un altro. Pico. Non va bene. Ok. Ancora, ok, ho ancora un bel po' di spazio. Non lo peso. Va bene. Quello è il negozio. C'è altro? Quante farfalle comuni? Molto bene. Dai, su. Dimmi. Bidone con ruote. Che cazzo è un bidone con ruote? Non ve lo so dire. Non ve lo so veramente dire. E non so se l'ho già detto nel corso del video, ma il pesce che abbiamo trovato nell'intro da tablatero. Ora andiamo di nuovo da lui. Per consegnargli vari doppioni. Ah, mi hanno dato questo coso della spazzatura. Non so se l'avete visto. Oh mio Dio, non mi ricordo più un cazzo. Non devo registrare i video così perché diventano un incubo. Perché non mi ricordo più poi che cosa vi ho fatto vedere, che cosa no. Ah sì, c'era un abitante malato, gli ho dato la medicina. Pensavo di togliere quest'albero, non quello lì è quello del denaro, pensavo di togliere quello lì a fianco perché sono agghiaccianti da vedere insieme. E ora sono curioso di sapere che cazzo è il bidone su ruote. E un'altra cosa, mia sorella mi ha detto che possiamo anche decorare la spiaggia, quindi anche quello va assolutissimamente fatto. Ma prima, che cos'è il bidone su ruote? Il bidone con ruote. Immagino i grandi selfie, non so. Però si può mettere vicino al nostro parco giochi che ha subito due modifiche, sempre sotto consiglio di mia sorella. Lo mettiamo. Lo mettiamo qui. Che comunque ci può stare. No, serve la zona bidoni. Ne devo mettere più di uno, ovviamente. Avessi uno schema o altro. Vabbè, mi sto mettendo a pescare, non c'ho niente. Comunque, avessi lo schema sarebbe tutt'altra cosa, ma non avendolo si potrebbe mettere dietro il centro servizi. No. Cioè qua in piazza magari.
Oh no, vicino al negozio. Vicino al negozio ha più senso, ok. Sì. Molto bene. E adesso prendiamo il pesce. Andiamo da Blateo. Gli diamo quella roba enorme. Poi andiamo a farci pagare per tutta questa roba qua. Anzi no, facciamo un'altra cosa prima. Fottetevi tutti quelli. Andiamo a casa, vediamo se ho qualcosa da appoggiare, perché onestamente non mi ricordo. Del legno, esatto. Questo non sono riuscito a trovare nessuno qui a affibbiarlo. No, perché ho fatto questa mossa io? Ok. Di qua. E ora si è liberato altro spazio. Va bene. Comunque, adesso prendiamo altri pesciolini. Vediamo se girandosi riesce. Cagarmi, non mi caga di striscio. Ovviamente ora si gira. Tanto sta più aumentando perché lavora la mamma di questo pesce. Vai. Non vai. Vai. Dio. Vai. Sei un'altra. Un gambero, non è una lagosta. Ok, non mi va di tuffarmi in acqua, quindi non metteremo la muta. Però volevo riempire l'inventario con cose da vendere. Vai, ti prego. Altro sgombro. Cosa da vendere o anche magari cose da dare a Blatter, cioè insomma animali nuovi non fanno mai schifo, ecco. A meno che non siano insetti, in quel caso al buon Blatter fanno schifo, però non sono cazzi miei. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo 6 spazi liberi ancora, quindi 5. Ok, 4, va bene, dai, no. Bravissimo che l'hai notato. Tu sei nuovo. Ottimo. Vai. Tu non sei nuovo, un carassio. Vabbè, ho due spazi vuoti, amen, dai. Diventeranno 4, ma sti cazzi. Va bene. Amici, sono qui davanti alla bottega di Nook per vendere tutto. Vediamo quanto riesco a farci. Ok. Vediamo quanto mi danno. Altro non so se il conteggio delle stelline era quello che avete visto, ovviamente non devo registrare i video così, dai.
O meglio, sono magari un po' comodi perché vi faccio vedere più cose nello stesso giorno, cioè nello stesso video. Però poi il video in sé per sé risulta essere discontinuo, almeno nei discorsi, nei miei parlati, eccetera. Quanto mi dai? Non è male, non è male. E arriviamo a 20.000, ottimo. Vabbè, il problema è che poi tra l'altro loro vendono più cose da interni. Non so se poi il negozio, la bottega aumenta di dimensioni e quindi anche d'offerta nel corso quando andrà avanti del gioco. Però, ecco, per ora quantomeno, mi attengo per ora, vendono cose da interni. Quindi non mi aiutano con le decorazioni, eccetera. Lì ho messo il bagno termale, tra l'altro, non so se ve l'ho fatto vedere. Credo di sì, però comunque, non mi ricordo. Guarda, bello. Così. Cioè, il mio piano per questa zona è far sì che l'albero sia un divisorio. Da una parte voglio ottenere il bagno termale con solo il bagno termale, tipo in costume sushi. Al massimo metto una piantina o altro. E qui magari tipo una due o tre panchine ci possono. Appena vedo delle panchine che mi piacciono, perché per ora non ho ancora trovato una panchina che veramente mi piace, a parte quella con gli uccellini, che però è dedicata alla zona volatile. Comunque voglio. Aspetta! No! Va bene, allora, il video si chiude qui. Ma io adesso attivo la costruzione del ponte. Ci vediamo con la prossima parte, che sarà l'accesso giornaliero del 9 maggio, probabilmente.